Ciao, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daria. Oggi voglio parlarvi di profumi che ho comprato e ricomprato. Quindi alcuni già li conoscevo, li ho già utilizzati, portati a termine, amati a tal punto da volerli reinserire nella mia collezione. Altri invece sono del tutto nuovi, li ricercavo da un po' e poi vi farò vedere anche a fine video dei profumi che invece ho campionato dalla mia profumeria artistica di fiducia, quindi di Daneos 1911, per insomma provarli, testarli ed eventualmente comprarli. Quindi sono delle scoperte più o meno per me. Scusate l'assenza, ma sono stata completamente assorbita dal lavoro, ma ho chiacchierato con qualcuno di voi su Instagram, sono sempre molto più attiva lì, quindi vi invito magari a seguirmi, mi trovate sempre come lì la Cupcake. Se invece desiderate supportare questo canale, mi raccomando, per me è molto importante che lasciate un like, commentate qui sotto, attivate la campanella per non perdervi tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivervi al canale stesso. Come sempre vi dico, il look che dura da tantissime ore, ho utilizzato I Feel Nude sugli occhi come palette della Wake Up Cosmetics, questa qui, molto passepartout, semplice, sono dei nude, taluni shimmer e altri opachi. Sulle labbra invece, come sempre, un mio fedelissimo e fidatissimo Ever Liquid Lipstick della We Makeup, questa volta è nella colorazione 11, è un nude un po' più caldo e pescato, che è perfetto insomma con questo contrasto del nero. Io direi quindi che a questo punto possiamo entrare nel vivo del video. Grazie a tutti come sempre per il supporto e se desiderate ovviamente restare in mia compagnia, godetevi il video. Iniziamo subito. Allora, vi presento un profumo che per me era nuovo. Lo cercavo da parecchio tempo. Io l'ho acquistato su Vinted ad un prezzo contenuto. Premetto sempre che l'idea legata al low cost o high end è del tutto personale. Per me questo è un low cost, siamo intorno ai 20 euro per un 100 ml, però magari per qualcuno 20 euro può essere tanto. Vi prego di non offendervi e di tarare sulla propria sensibilità il concetto di low cost. Per me è un low cost. Sto parlando di un profumo arabo e lui è Kimma di Lattafa. Ha una bellissima confezione, qui è in velluto e c'è questo fregio che poi verrà ripreso pedissequamente sulla boccetta. Sono 100 ml di un profumo arabo che io ho acquistato alla ricerca su Vinted, ma ho trovato che è anche su Notino e su altri siti online. Purtroppo, almeno dalle mie parti in Campania, non ho trovato una profumeria fisica che potesse avere questo profumo. Perché lo cercavo da tempo? Perché in realtà è molto chiacchierato da persone amanti del profumo straniere. Quindi mi avevano così tanto messo la pulce nell'orecchio che mi sono messa alla ricerca di questo profumo. E manco a farla apposta, se trovate un'altra recensione sul tubo, potete vedere quella che ha realizzato Amarillis del canale Cuba Libre, che vi lascio giù nell'info box, proprio poco meno di una settimana fa. Lei ha acquistato una carrellata bellissima di profumi e io tra Giulia, che è lunatica notte, Parfumaniac, che è Raffaella, Definitely Libra, che è Donatella, ho messo in wishlist parecchi profumi di questo brand, che è Lattafa, che riprende un po' Latif e Latifa, che significa bello e piacevole in arabo. È un brand di Dubai, davvero risalente, se non erro è del 1980, poi ricostruito con una nuova startup. La boccetta a me piace tantissima, qualcuno l'ha definita cheap perché la parte in oro è in plastica, ma la bottiglia è in vetro. In realtà invece a me piace molto. Sul web ci sono delle piramidi davvero discordanti e io ho fatto fatica
a venirne a capo, perché in realtà c'era di veritiero un po' dell'una, un po' dell'altra che ho trovato qui e lì sparsi. Cerco di definirvi al meglio questo profumo. Sicuramente c'è della mandorla, c'è del caffè, della fava tonka, della vaniglia. Diventa più interessante in asciugatura, c'è del sandalo e nel cuore è molto brillante grazie al gelsomino. Questo almeno è quello che io riesco a percepire. Poi ci sono alcuni siti che riportano addirittura la salvia. Io questo non lo sento. Vi posso dire che è gourmand sicuramente, molto lattonico, molto femminile come declinazione. Io ripeto sempre che categorizzate in base al vostro sentire. Io lo indico per le persone che mi chiedono di dare un input. Questo ha una declinazione nettamente femminile, molto elegante, sensualissimo. Duraturo come ogni profumo arabo, ha una bellissima proiezione, ottimo sillage, grande scia, proprio perché all'interno dei profumi arabi c'è un'alta e maggiore concentrazione, qui parliamo del 10%, 20% in più addirittura, di oli profumati, quindi davvero hanno un potere adesivo sulla pelle. Questo profumo è piacevolissimo vi devo dire che mi ricorda qualcosa. Sono stata parecchi giorni a pensare a che cosa potesse ricordarmi e sono arrivata più o meno alla conclusione che potrebbe assomigliare ad un flanker di Good Girl di Carolina Herrera. C'è questa mandorla, questo caffè, questo potere molto sensuale, questa fava tonka che lo fanno assomigliare molto al Good Girl, ma lo differenziano allo stesso tempo. Quindi io lo definirei un flanker, come un dupe di un flanker. Se non sbaglio, c'è il Good Girl Glitter, quello con il tacco e il décolleté tutto glitterato. Ecco, forse mi ricorda quello. È molto simile, ma decisamente più soft, più morbido, più discreto, sebbene sia potentissimo e grande, e di grande persistenza. E difatti, questo profumo lontanamente mi ricorda anche Rawa di Al-Haramain. E vi posso dire che Rawa invece è proprio davvero simile al Good Girl classico. Questi due quindi li ho provati e li ho sentiti ed effettivamente si somigliano, ma questo è molto più brillante e luminoso con il gelsomino, anche più leggero, perché se fate parecchio spruzzi di questo potreste dar fastidio a chi vi è intorno. Con questo invece siete su una lunghezza d'onda molto più soft e discreta. È comunque un bellissimo profumo perché sui 20 euro per 100 ml è un ottimo prezzo, intorno ai 20 euro per un 100 ml. Direi che la Tafa fa davvero delle belle creazioni. Mi piace tanto anche il packaging e non so se ci siano altre recensioni. Io vi segnalo senz'altro quella di Amarillis che seguo con molto piacere. E questo è stato un nuovo acquisto, quindi vale la categoria assolutamente dei comprati. E passiamo invece, li vedete qui, ai ricomprati. Io amo tantissimo Lush, ho collaborato con questa azienda per parecchio tempo e mi piace così tanto che ovviamente negli anni e nel tempo acquisto di mia spontanea volontà i prodotti. E vi ho detto che amo tantissimo i body spray di Lush. Quindi ero alla ricerca di uno in particolare e sempre su Vinted, da una ragazza tra l'altro carinissima, annusatrice seriale come noi, che si chiama Anastasia, che sul web trovate sotto pseudonimo di Vaniglia ed Eliotropio, io ho trovato davvero un set di tre profumazioni che ho amato nel tempo. Ma preciso che in realtà io ho disturbato Anastasia per una delle tre, che adesso vi mostrerò, e vedete come cambia l'olfatto e il gusto. Era quello che volevo fortemente, quello che avrei comprato alla cieca perché ero sicura che mi potesse ripiacere nel tempo. In realtà, dei tre è quello che trovo più forte e non dico che non mi piace perché mi piace sempre tanto, ma mi piace un po' meno rispetto a quando l'ho utilizzato le prime volte. E in realtà mi ha stupito uno dei tre che puntava un po' meno, ma
Ho voluto dare una seconda possibilità a questa ultima fragranza proprio perché è uno dei preferiti di Mary del canale Naso di Cane. Ma andiamo con ordine. Allora, vi segnalo giù il profilo di Anastasia Vaniglie d'Eliotropio su Instagram. Ha anche lei un canale YouTube, ma è molto più attiva su Instagram. Sono interessantissime le sue recensioni, quindi vi segnalo il suo profilo Instagram e magari poi andate a sbirciare anche il suo profilo su Vinted. Partiamo quindi da Let the Good Time Roll, eccolo qui. Questi sono i body spray di Lush che sono in un formato da 200 ml. Si aggirano intorno ad un costo tra i 25 e i 35, dipende dalla fragranza. Ma diciamo che il rapporto qualità-prezzo per 35-25 € per 200 ml è ottimo, soprattutto se contate che questi body spray si atteggiano come eau de parfum e talvolta talune fragranze come questa anche come extrait de parfum perché sono veramente molto forti. Non ci crederete, ma io di questo profumo posso fare un solo spruzzo, uno solo. È fortissimo e vi dura per tantissime ore, 8-9 ore, qualche volta anche il giorno dopo, sui vestiti dura una vita. Let the good time roll in realtà dovrebbe riprendere l'odore dei popcorn caramellati, quelli al burro caldi. Ma ne ha parlato proprio in questa settimana la mia amata Cristina del canale Miss Tenerelli. Lei sente una nota burrosa come dei biscotti e devo dire la verità, mamma mia. Ha proprio ragione. C'è qualcosa di dolce, di vanigliato, di caramello che contraddistingue questo ambrato unisex del 2019 in maniera molto molto dolce. All'interno c'è proprio burro, cannella, caramello e popcorn. Purtroppo per motivi di salute, a seguito di test di intolleranze ed allergie, io non posso più assumere mais e derivati, quindi io non posso più mangiare popcorn. Però vi posso dire che questo profumo è molto veritiero e nella sua apertura sento proprio quel popcorn che mi manca tanto, burroso, caramellato e caldo, dolce. È fortissimo come profumo e credo sia perfetto nelle vacanze di Natale. È molto forte, quindi non fate un acquisto alla cieca, soprattutto se lo volete regalare. Non so quanto può essere facile come regalo. Sicuramente piace, ma va capito perché è molto molto forte e molto dolce. È davvero cremosissimo e avvolgente. Mi piace tantissimo questo profumo. Era anche lui un, non so se lo ricompro, se ne vale la pena. Invece sono stata contentissima di averlo riacquistato. Mi raccomando, pochi spruzzi perché veramente è fortissimo. E poi vi mostro quello che invece mi ha spinto a contattare Anastasia e a finalizzare l'acquisto ed è Honey, I Wash the Kids, il famosissimo body spray citato e stracitato da Sinister. Lui è un mielato, dolce, vanigliato, c'è del caramello, c'è anche una parte agrumata e anche lui è un profumo unisex. Questo addirittura è ancora più forte dell'altro, però vi devo dire la verità, ho fatto molti spruzzi, mi è venuta un'emicrania fortissima ed ero quasi tentata da rivendere questo profumo, in tutta onestà. Ma ho capito che con un solo spruzzo, e questo dà il meglio su pelle piuttosto che sui vestiti non mi piace per niente, c'è un odore strano in apertura che non mi colpisce. All'interno che cosa c'è? Biscotti, quelli al burro, i toffee, il miele, il caramello e la vaniglia, e poi c'è dell'arancia e del bergamotto. Anche questo va capito, quindi assolutamente non consiglio l'acquisto al buio, né tantomeno di regalarlo alle persone, perché è veramente fortissimo. È un miele molto sticky, molto forte, quindi se non vi piace la nota del miele, questo non fa per voi. Ma chi è amante come me del miele, questo è veramente una chicca. Il problema è che quando io, contentissima di averlo di nuovo fra le mie mani, ne ho spruzzato così tanto che quel giorno mi è venuto un'emicrania e l'ho dovuto accantonare, non riuscivo più ad utilizzarlo. Quindi vi dico che un solo spruzzo riempite una stanza, cioè non avete idea adesso l'odore dove si è sparso, cioè è veramente fortissimo. Nonostante sia un body spray, questo sembra un estratto di profumo. C'è un'altissima concentrazione
degli ingredienti e di oli profumati che davvero vi sentono fino su Marte. È un ottimo profumo, unico nel suo genere, ma che va capito. E anzi, fatemi sapere se vi fa piacere il video dei profumi al miele, perché ne ho un bel po'. Quindi fatemi sapere giù nei commenti, cortesemente, se vi interessa un video aggiornamento di tutti i miei profumi al miele che sto amando nell'ultimo periodo. Poi passiamo al terzo profumo che ho acquistato dalla Dolce Anastasia ed è il preferito della mia amica Mary di A Naso di Cane. E quindi io ho detto, io in realtà non lo ricordo. Ricordo vagamente che era un buon profumo, ma vi dico che mi è piaciuto tantissimo. Come è cambiato il naso, ero convinta e partita per Honey Wish the Kids, poi Let the Good Time Roll mi ha conquistato, ma Big è schizzato in alto fra tutti e tre i body spray. Big è una fragranza solare agrumata, probabilmente va bene nella parte primaverile estiva, per questa parte luminosa e solare, però vi posso dire che si scalda su di me, quindi va bene anche in questo periodo. Probabilmente è un profumo 4 stagioni. Big è davvero elegantissimo, molto molto bianco come profumo, perché all'interno ci sono dei fiori bianchi. È davvero acchiappa complimenti, luminoso, elegante. Questo è bellissimo anche per un evento importante, per una cena. È un profumo di un certo target, mentre gli altri sono un po' più coccolosi, dolci, gourmand, che vanno bene anche per una ragazza. Questo va bene anche per una signora, ma vi dirò che è così interessante, bello e luminoso che anche lui lo vedo proprio unisex ed è secondo me perfetto anche su un uomo. Big ha fatto la storia con il suo shampoo solido e adesso in body spray conquista con questa parte floreale bianca fortissima. Neroli, fiori d'arancio e tocco di vaniglia avvolgono questa fragranza in una nuvola molto molto solare e davvero che mi mette di buon umore. Aveva ragione Mary, io e lei siamo uguali, complementari, ma anche contrapposte. Molte volte amiamo allo stesso modo una fragranza, oppure siamo completamente diverse. Quindi questa volta ci ha unito tantissimo e devo solo dare ragione a lei, perché Big è davvero una fa fantastica fragranza. Poi sono stata da Neos, dalla mia profumeria artistica di nicchia di fiducia, e sto parlando della casa olfattiva di Roberto e Silvia, e ho ripreso il mio amato profumo di Nobile 1942, ispirato all'operetta di Franz Lehár, La danza delle libellule. Qui non mi dilungo moltissimo perché sapete che io sono ossessionata da questo profumo. Ed ecco qui c'è scritto imbottigliato per Neos 1911. La boccetta è una delle più eleganti che io abbia mai visto, non lo so. Io mi ha conquistato questo profumo ed è buonissimo. Sa di torta di miele in lievitazione, ma io ci sento anche qualcosa di una Kinder Brioche allo yogurt e albicocca, molto soffice, tenero. Siete in un posto meraviglioso, magari in un'altra epoca. C'è leggerezza in questo profumo, c'è armonia, c'è serenità, c'è eleganza, c'è classe, c'è decoro, c'è rigore, ma il tutto espresso in una luce armonica veramente bellissima. La danza delle libellule credo sia una mia firma adesso, quindi fatemi sapere se volete un video dove vi mostro i miei profumi firma, quelli che proprio io non posso stare senza, o quelli che mi definiscono di più. La danza delle libellule è quello, forse il primo fra tutti. Se dovessi scegliere un solo profumo, probabilmente sceglierei lui. No, anzi, quasi sicuramente sceglierei lui. Mi sono completamente innamorata di questo profumo. È un floreale fruttato gourmand del 2012, mela rossa e bergamotto in apertura, quindi questa parte fruttata succosissima, cannella e legno di cedro nel cuore, vaniglia, cocco e muschio sul fondo, che è veramente di un'eleganza unica, è buonissimo. Sono
Stregata, rapita, lo riconoscerei fra mille fragranze ed è quella che quando sono incerto o quando ho qualcosa di importante scelgo questa. Quindi è diventata in poco, veramente in niente, la mia fragranza firma. Quindi fatemi sapere se desiderate un video del genere con tutte le mie fragranze firme. E concludiamo con qualche campione sempre avuto in omaggio grazie a Neos. Di profumi che io avevo messo sott'occhio proprio per comprarli. Quindi vi ho mostrato dei ricomprati, vi ho mostrato uno nuovo comprato e adesso vi mostro dei campioni che secondo me potrebbero entrare a breve nei miei comprati nuovi acquisti. Primo fra tutti, Core Eterno Punk Motel. Naso di questa fragranza, Luca Maffei, naso italiano. Eccellenza unica del nostro paese. Allora, Punk Motel, a dispetto del nome e della boccetta, a parte che la visione esoterica di Core Eterno la sposo ad occhi chiusi perché voi mi vedete sempre così, però io ho un'anima duale di Sagittario, quindi c'è una parte esoterica che è molto forte, molto presente in me. Punk Motel mi piace tanto ed è completamente contrapposto al suo nome perché è una fragranza molto solare, molto gioiosa, molto tenera, molto fine ed è per niente oscura e misteriosa, anzi è tutt'altro, è brillante, è leggera, soft e dura il giusto, non dura tantissimo. Su di me del tipo di 8 ore, no, però 4-6 ore sì, ed è veramente delicato, lo vedrei anche forse per una sposa. Poi ho campionato sempre di Core Eterno Mystic Sugar. Questo rispetto al Punk Motel vi consiglierei anche un acquisto al buio perché è così bella, brillante che difficilmente può non piacere. Invece Mystic Sugar c'è proprio questa parte zuccherina dello zucchero che è molto forte. Io ci sento qualcosa di dolce ma anche caramellato, bruciacchiato. Niente a che vedere col Baccarat Rouge perché non è che ogni volta che c'è uno zucchero che sa di bruciacchiato possiamo rimandare a quel filone. Assolutamente no, non assomigliano a niente né questo né Punk Motel. Questo però è un tantino più zuccherino, ovviamente più dolce dell'altro, ma mi piacciono tantissimo, quindi li ho messi con piacere in wishlist perché un domani potresti vederli in un video haul perché fanno proprio al caso mio. Poi invece due novità, su suggerimento proprio del team Neos, nello specifico Gianfranco. Due novità molto belle a mio parere. La prima è Bohoboco Wet Cherry Liquor, che ha anche un juice proprio color ciliegia. Questo, se vi piace Lost Cherry e Cherry Smoothie, questo vi piacerà. Non è simile, però vi piacerà, è su quello stile. È molto più liquoroso di altri che ho, meno vanigliato, meno zuccherino, più forte alcolico. E sembra proprio un moscerì o il liquore proprio lo sherry classico. Quindi prevale più che la parte fruttata questa parte alcolica e vi dirò nel corso del tempo se risulta un po' stucchevole. Per ora in questo formato campioncino, quindi poche gocce, mi piace. Devo vedere un attimino se a lungo andare può stufare una fragranza del genere, ma ci riaggiorneremo nei prossimi video. E concludiamo con Miller Harris Mirica Muse. Questo è un cocktail al lampone freschissimo. Mi dà l'idea di spensieratezza, di quegli aperitivi fatti con amici, proprio quando uno vuole staccare dall'ambito lavorativo e dai pensieri negativi. Mi dà l'idea di tempo libero e di cura di se stessi, di risate. Di spensieratezza, quindi molto bello. C'è del lampone sicuramente e vi dà l'idea proprio di un cocktail al lampone o di quei daiquiri e frutti rossi. Buonissimo. È un po' ghiacciata come fragranza, molto buona e è stata una bellissima scoperta. E questo è quanto. Io spero di avervi intrattenuto con molto piacere, strappato un sorriso. Questi erano i miei comprati e ricomprati, del periodo. Fatemi sapere
quale vi ha colpito di più. Soprattutto fatemi sapere, se le avete, quali sono i vostri comprati e ricomprati del periodo e quale mi suggerite dei quattro campionati, insomma, quale potrebbe essere un acquisto mirato e sensato. Ci tengo molto a sapere la vostra opinione giù nei commenti. Mi raccomando, vi aspetto per quattro chiacchiere live su Instagram, mi trovate sempre come Lilla Cupcake, e se desiderate supportare me, mi raccomando, lasciate un like a questo video, commentate qui sotto, attivate la campanella per non perdervi tutti i nuovi contenuti e ovviamente iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacio grande, vi abbraccio fortissimo e ci vediamo alla prossima se vi va. Ciao!